Chicco, siamo in diretta, facciamo un saluto a chi è a casa e ci sta seguendo o ci seguirà in registrazione, in differita. Ringrazio Chicco di avermi coinvolto in questa avventura di promozione dei suoi lavori, che questo è il primo che stiamo, diciamo curando, dai. Tutti lo conoscete adesso. Mariano l'hai conosciuto oggi, Chicco, giusto? Di vista non l'avevo già visto. Quindi ti prego di dire due parole tue e poi leggerò una poesia. Che siate qui, che mi fa lui a farmi. La voce solo a Catarano. Ah, in casa. Devi spostare così. Sono contento che siate qui, vi do a tutti il mio benvenuto. E se chi ha piacere di leggere qualche cosa. Va bene. Allora, io vorrei cominciare con un invito che mi hai fatto tu. Io? Sì. E comincio io a leggerne una di poesia, di questa sua fatica, Versi Erranti. È un po' Versi Erranti come errare, come vivere e errare nella vita. Un po' lui l'ha scritta in questa maniera qui. Caccia grossa. Questa poesia è dedicata al suo amico e compare, dottore Fisio Meloni. Sente? Sì, sì. Van per il bosco fitto ed intricato, i cacciatori coi cani mutaposti. Della volpe già soda il ululato, mentre più forte picchia il battitore. Ognuno nella posta attende tosto, l'orecchio teso scrutta ogni grugnito. Or che il cinghiale passa, non ha scampo, ed è già preda ambita dal grilletto. Risuona poi impetuosa la bombarda, corrono i cani e braccano feroci le prede, già ferite senza scampo, per riportarle fieri ai loro prodi. Indi s'avviano giù della montagna, orgogliosi di mostrar la bravura, con il fardello, poi per il villaggio scorrono le vie, esultanti del coraggio. Sparano colpi a salve dalla gioia, destando l'attenzione degli astanti. Applaude già la folla incuriosita, acclamando i cacciatori come fanti. Solo il cinghiale ormai più non ride, pur se ospite d'onore dei commensali, ma è la natura che offre e fa infierire i cacciatori sui poveri animali. Chicco da Villa Cisa. Bellissimo! Veramente! Adesso provoco io. L'amico e compare è Fisio, vuole dire qualcosa? Ma io voglio dire questo, che conosco Francesco da sempre. Noi lo chiamiamo Franco. Chiamami come voi. Siamo nati nello stesso vicinato, nella Valle del Don Bosco. Avevamo un tiro di scopo nelle nostre case, sono a 10 metri di distanza. Quindi abbiamo vissuto l'infanzia, lui era un po' più grande di me, andiamo un po' tutti la stessa età, come dire, giocavamo nel vicinato, facevamo i giochi più semplici di questo mondo, a nascondino, il gioco del fazzoletto, giocavamo con la pilastra, con la pilastra, eccetera. E io ho letto un po' di sotto, ne ho scelto 5 in particolare, ma più che altro per caratterizzare quello che è stato la sua infanzia per arrivare poi alla sua stata di disabilità, che purtroppo come vediamo si deve capire. Che cos'è che ho scelto? Sono quelli sogni di bimbo, dove sono racchiusi i ricordi e i momenti più belli, che sono quelli dei sogni e dei giochi infantili, ma anche il rapporto con la madre, con il ricordo della ricerca di protezione del grembo materno. La mamma di Franco si chiamava Zantoni Calloni, era un po'
il caposaldo del nostro vicinato, il punto di riferimento di tutte le mamme di quello, sia quando nasceva qualcuno, se moriva qualcuno, oppure per i matrimoni. L'altra poesia è quella Sogni di ragazzo, dove si cresce, è del ragazzo che vive in modo selvaggio e prepotente e non perde occasione per vivere con intensità tutte le situazioni possibili e coltivare gli ideali anche talvolta se non condivisi o non capiti dagli adulti. E paragona la sua mente alla rondine che svolazza d'estate e che probabilmente al suo ritorno non troverà più un ragazzo, bensì un adulto travolto dalla realtà dei giorni. Questo periodo coincide con il lavoro nei campi e con il lavoro presso il gregge. Infatti un'altra poesia che vorrei ricordare è questa: ricordi che resistono le montagne. Le montagne del suo paese, che il poeta conosce bene e che nel periodo della trasumanza aveva modo di percorrere e di ammirarle. È sicuramente questo il periodo che più caratterizza la sua poesia, dove emerge spesso il ritorno con grande spirito di osservazione alla natura e anche il legame con la sua terra. Questi ricordi affiorano quando è migrante, scrive il grande nord, dove i sogni di realizzarsi nella Milano del benessere vengono infranti da un confronto con gente ostile e in pochi gli tendono la mano. Più forte si fa la voglia di tornare alla sua terra e la nostalgia gli coglie in tantissime altre poesie, nostalgia soprattutto per il suo grande amore, che è Luigino, che è rimasto in Sardegna e quindi non aveva l'ora di baciare questo grande amore. Purtroppo la vita poi riserva delle sorprese e Franco, quando poteva iniziare a godere i frutti dei suoi sacrifici con la sua famiglia, viene a mancare la salute, che per una malattia degenerativa neurologica perde l'uso degli arti inferiori e quindi costretto alla disabilità. Questo disagio fisico è riportato con tanta sofferenza nella poesia Il disabile, dove esterna che lui è uguale a coloro che lo osservano e non vuole essere commiserato come figlio di un dio minore. La situazione fisica lo rende desolato per non poter fare le stesse cose che poteva fare prima e comunque con grande sensibilità e grande fede religiosa accetta. Sicuramente questa situazione di disabilità gli dà una sensibilità e un'attenzione verso ciò che lo circonda e soprattutto verso la natura, che descrive attentamente in tutte le sue, poesie. Ma soprattutto prevale l'amore verso gli altri e verso Dio, che è al centro dell'universo. Grazie. Grazie. Allora, io sono, sono veramente colpito della profondità con cui hai parlato di Chico. Veramente toccante. E soprattutto grazie a ciò che ha scritto lui tu ti sei sentito toccato. Mi sono risentito, ho rivissuto un po' il periodo della mia vita. Abbiamo vissuto insieme. Io avevo una piccola assaggio della poesia del disabile, ma tu l'hai sintetizzata in maniera stupenda. Vabbè, questo è un po' riguardo anche nel lavoro, quindi devo dire, mi sentivo vicino. Intanto come paziente, perché è stato uno dei primi pazienti che ho acquisito, quindi l'ho seguito in tutto il suo iter. Quindi bambino. Nella salute, nella salute, nella disgrazia della sua malattia. Sì. Quindi conosco molto bene la famiglia, conosco un po' tutta la situazione. Capito, ancora di più ti tocca. Bene. Ne leggo un'altra, o vuoi far leggere? Facciamo leggere una, così facciamo una lui e poi di nuovo una tu. Ce l'hai a portata di mano? Bravo Francesco, fatti sentire, piccolo, Francesco Junior. Franceschino. Guardi, con molto piacere, se me lo consentite, io rileggo, perché è una delle poche che ho potuto leggere ieri notte quando mi ha dato i suoi lavori Mario, incontrandoci giusto per un po' per caso. E ho dato uno sguardo un po' così in fretta, l'ultima parte
questa bella lunga dove ci sono 12 capitoli, quanti sono? L'Odissea del 2000. È bella, interessante, insomma, perché sali e scendi nella vita di questo, nell'animo di quest'uomo. Però questa che è più stretta, d'altro tempo antico, già premiata, il premio Alda Merini di poesia, e beh, insomma, trovo delle cose, dei significati, trovo dei sentimenti, trovo delle parole. La rima è un po' staccata, non è così martellante, ossessiva. Trovo ricurvo, privo di primizia. Più non mi sazio nel depresso aspetto che allora mi offriva tutte le delizie. Come il vigneto sento le mie membra dalle stagioni calpestato e domo, con l'intelletto onusto di esperienza, ma senza più tempo per virtù dell'uomo. Pur se giunto al vespero invernale, l'animo ancor giovane persiste, mai si arrende, a decadenza tale, pur se la tempia già si impoverisce. Mesto ritorna nell'età verbale ogni ricordo della vita avversa, va nell'antico, non si sa a che fare, forse a cercare l'altra età dispersa. Nell'antico andare vendemmiare. Appunto, una vita dove una gioventù piena di tante, come diceva Efisio, di tante cose belle, questo amore che mi accomuna, questo amore per la natura, per le cose che riempiono, quelle sostanziose, insomma, che rimangono e non fuggono via da un giorno all'altro, le cose del creato. Quindi questo amore che condivido pienamente e questi percorsi di vita così anche sofferti, questa nostalgia dei tempi passati che di ogni umano, quando è arrivato a un certo punto, si guarda attorno e per rendersi conto di cosa ha fatto, di dove sta andando, di chi è diventato. Ecco, quindi questa introspezione che diventa un guardarsi dentro, che poi diventa nostro, perché tutti quanti facciamo questi percorsi dell'anima, andiamo e torniamo, non si paga la tassa, non si paga il biglietto. E lì cogliamo le gioie, le amarezze della vita, in questo andare e tornare indietro nel tempo. Ecco, è la speranza. Questo è un sentimento forte che tu hai, che non ti invidio perché ce l'ho anch'io. Grazie. E per questo ho letto che tu ringrazi il buon Dio e anch'io sono arrivato tardi perché ero da lui. Quindi grazie. Grazie a tutti quanti voi. Ora possiamo dire che Dio ci benedica.
Dio ci aiuta. Ora a te ho problemi di tutti i maggi. Il dottore non è stato totalmente bravo. Era la messa, giusto? Era la messa, sì, ma l'ho detto a Mario. Che arrivava un po' di tempo. Lui sa dei miei percorsi, però va bene così. Ma il professor chiarano così apertamente. Ma ci devo andare anche io solo che... C'è tempo, sicuramente mi aspetteranno. Bene, io ho l'arduo e impegnativo compito di leggere un'altra poesia. Ci siamo? Pronti? No, no. Questa poesia, l'autore, pagina 78, questa poesia l'autore l'ha dedicata alla moglie Luigina, che mai lo ha abbandonato e tuttora con tanto amore si prende cura di lui. Non cantarmi, o musa, di infiniti allori, dei grandi eroi che han fatto la storia. Cantami l'andar dell'umano inferiore, costretto a posar lo scettro della gloria. Io non mi lagno di me che sono stato, non un eroe ma un mortale comune. E non voglio lodarmi del po' che ho operato, fino a che il mio male ne spezzò la fune. Cantami, o musa, le lodi perenni, per la mia donna sempre solerte, che con tanta pazienza mi dona l'aiuto nel mio andare, ormai senza fine. I ricordi di lei sono più che eroici, dall'ora che fummo una sola persona. Solo di allori si cinse e di gloria, perciò ne decanto i sacrifici storici. Nell'andare dei miei giorni mondani, più di una volta ha sofferto da sola, mentre giacevo in lidi lontani, per non mancare il sostegno ad aiuto. Quanto soffrimo le situazioni costrette a subire l'ignobile assenza. Il mio esilio regalò frustrazioni e subivo lo scorno in penitenza. I lidi calpestati furono lontani e tanti, fra gli asti e gli egoismi della gente, che si presero i miei migliori anni, lasciando alla mia donna un relitto e più niente. A Dio chiedo con l'alma corrosa di darle la forza, grande come l'amor mio, di darmi il suo aiuto, sempre operosa, ed amarmi sempre, forte come l'amo io. Francesco. Cosa può fare di più una moglie? Ora tocca a te. Fede, un attimo. Legge tu, Francesco. Legge tu una quella che ti no. A parte il fatto che ho fatto la voce perché... dai, è meglio. La prossima volta ti proviamo un microfono. Sì. Certo. Alla prossima leggi tu col microfono. Sì, bella idea. Io chiaro, vediamo un microfonino. Una gira, bravo. Cioè, quello che io scrivo lo leggo da solo. Mi emoziono me stesso. Perciò io che sono lì a fare lo strappallacrime. Si è anche letto questa ieri. E si è messo, ho detto, lui non le pretende, le no. Allora la leggo io questa. Corro la vita a riposo, rivedo il fanciullo, il ragazzo, tra i meandri del tempo trascorso, nelle bolge del mondo un po' pazzo. Ripenso le ore inquiete, nei crepuscoli, a rincorrere i sogni che portarono a inutili mete, appagando gli strani bisogni. Rivedo le genti egoiste e perverse, dedite a infierirsi i miei anni, sull'orgoglio, sulle poche risorse, lasciandomi scorni e malanni.
Rincorro la vita e mi accorgo che a poco è valso lottare tra l'insidie di infido sobborgo, ove perì pure il mio ideale. Nel declino or mi spazio all'immenso, mentre stringo la mano di colei che accompagna i miei giorni da sempre e lenisce tutti i mali miei. Addio chiedo, con l'alma corrosa, clemenza per gli errori commessi, affinché lui perdoni ogni cosa dei miei giorni confusi e indefessi. E pur sempre rincorro la vita, ricordando le cose anche belle, e non smetto di amare la vita, pur se ora scorre nella sedia a rotelle. Bella. Senso un'altra, l'amico Neo, l'uovo Neo. No, no, credo che l'abbiamo. Cioè nel momento in cui uno riesce a scriverci, a parlarne, vuol dire che l'ha già elaborato, capito? Altrimenti rimarrebbe lento, invece il poter scrivere serve anche a rielaborare. Le righe che avevo scritto per te dopo aver letto qualche cosa. Niente, c'è questo passato che passato? È pesante, insomma, che riaffiora così spesso. Ombre del passato. L'ho presa un po' così sfogliando. Ricordi, fantasmi furtivi che tornano spesso alla mente, ma ormai ciò che è stato e a niente serve recriminare, ma le ombre ogni tanto ritornano nei crepuscoli, negli attimi vili, e stracci di tempo vissuto in vano si risvegliano in attimi poco gentili. Ti chiedi, cos'è stata la vita? Che vuole attenzioni e poesie, nelle sere solinghe, assopito con tristezze e malinconie. Sì, lo ammetto, qualcosa c'è stato di rosa da lietare i miei giorni, ma trastulli, gioie e bagordi, troppo avari per me sono stati. E le ombre più cupe e inquiete sono quelle che in sul far della sera mi tormentano e si portano via il migliore dell'anima mia. Ma questo non è vero, L'hai scritto, ma non è vero, era solo per fare la rima. Questa non l'avevo ancora letta, Francesco, questa veramente... L'ho scritto solo per fare la rima. No, questa non l'avevo letta. Posso leggere solo? Sì, questo passato che penso faccia parte appunto questa ricerca di questo guardarsi indietro. Di ogni essere umano, insomma, penso sia... Io ho amato sempre il mio passato, e ho sempre detto ai giovani d'oggi anche che chi non ama il suo passato non può avere mai un buon futuro. Certo, certo. Ma se posso io amo andare ancora più lontano. Questo mi è successo, Francesco, quando è morto mio padre. È stato per me un passaggio forte, si dice così, no? Dove ho sentito che qualcosa dentro di me stava succedendo, qualcosa di diverso. Sì, sì. Io finalmente potevo volare su in alto, su quella rupe dove non avevo avuto mai il coraggio di andare. Mi sembra che di non essere mai salito, e ho avuto questa sensazione di poterlo fare soltanto dopo. Però non è vero, anche prima. Andavo in alto e volavo intanto qualche volta, altre volte strisciavo per terra come tutti gli esseri umani. Però questa sensazione l'ho avuta alla morte di mio padre. E allora cosa vado subito subito dopo qualche mese, era morto in marzo, era d'estate, quindi libero dagli impegni, vado nella chiesa di Sant'Antonio
perché abitavano lì prima, no? Dietro la chiesa, i miei nonni. E chiedo allora il parroco, si chiamava Don Pier Giorgio Mulari, sì? Dico, vorrei andare a frugare, a spulciare un attimino indietro nelle mie cose. E dice, qui non c'è niente, questa era una chiesa, una succursale, per cui devi recarti a Santa Barbara. Vado su a Santa Barbara e mi metto a frugare, ma non essendo del mestiere, l'unica cosa bella che ho potuto fare è stata quella di intrattenermi diversi pomeriggi in mezzo a questi libroni, e già mi mancava un po' la vista, però non avevo ancora gli occhiali, non mi decidevo a prenderli. Per cui c'era la scrittura manuale di allora, di questi bravi scrivani, i sacerdoti di allora, non esisteva il computer, e se la cavavano bene, scrivevano bene. È una bella grafia che poi ho cercato di farla mia e adesso me ne faccio un motivo di vanto. Scusa, solo di parlare di te sto parlando di te, però no, è concesso, mi lascio andare ancora un attimo. E arrivo all'assunto, mio padre, e trovo che in quel periodo c'erano tantissimi Leo, la gente nasceva e moriva in un batter d'occhio, era pieno il paese di questi Leo che nascevano e morivano, per cui era difficilissimo trovare quello che non ero un professionista e non sono riuscito, non sono andato da nessuna parte, non ho capito nulla, mi sono fermato da mio nonno, basta. L'altra cosa interessante, ho scoperto che mio padre aveva altri due nomi, Giovanni e poi Cosimo Damiano, non lo sapeva neanche lui, non lo sapeva mia mamma, non lo sapeva nessuno. E allora ecco che vado alle mie radici. Molti, sia Maria Francesca Zanerisi, perché allora si parlava degli avi, dei nonni con il cognome del papà e della mamma, venivano identificati. Adesso i ragazzi a malapena sanno il loro nomignolo, come ti chiami a 20 anni nelle superiori, Marcolino, Francolino, Gigi, sì, Tommy, guarda, non mi stai dicendo niente, prima mi dici il cognome, attraverso il cognome forse so se vieni da Desulo, se vieni da Fonni, se vieni da Macomer, se vieni da Villa Sozza, ma... E poi mi dici il tuo nome, giustamente, che ti è tuo, ti appartiene, insomma, quello è un qualcosa che ti hanno voluto dare i tuoi genitori, è un bagaglio personale più stretto, quindi prima il cognome e poi il nome. Quindi ecco, ho trovato che mia nonna, amante della religiosità, quindi io non ho nulla di mio, tutto mi è stato concesso, sia Maria Francesca Villa Sanerisi, decise di mettergli questi altri, in aggiunta a questi altri due nomi, Giovanni, Cosimo e Damiano. Quando sono andato da mamma gli ho raccontato la cosa con grande gioia, ah sì, va bene. Tornando al tema, vorrei a Sagristione le radici. Le radici, come dicevi te, il tempo passato, ma anche quello passato lontano, remoto, sono la nostra vita, il nostro tutto. E da lì siamo venuti. Quindi per sapere dove andare è un punto di riferimento fondamentale, sapere, disegna il percorso. Con una squadretta tu c'hai il passato, il presente, metti lì e trovi il futuro. Basta tracciare la riga. Per cui ecco che condivido pienamente questa tua voglia di saperne di più sul tuo passato, perché è fondamentale. Se me lo concedete, vi sto annoiando, vi dico due parole mie sulle radici. Due parole. Stanno le mie radici, ceppo robusto, dopo le scarse piogge, il vento, frutti, foglie ed altre arsure. Qualcosa resta per fare primavera? Qui ci mettete il punto esclamativo se vi piace o se vi piace il punto di domanda. Qualcosa resta per fare primavera? Affermativo. Oppure qualcosa resta
per fare primavera, dintemelo voi, perché io non lo so più. Grazie. E grazie a te che ci hai consentito di vivere questo momento bello. Allora, ora ne leggo un'altra. Leggo poi io questa. Quella. La signora. Leggo io sogno. Ah, la sogno. Sì. Stanotte di luci fu colmo il sole. Fra gli asfodeli ti sdraiavi, amore. Di te si accrebbe il mio bisogno. Ti presi, per l'emozione esultava il cuore. Il cielo poi fioriva di gabbiani. L'aria salmastra velava intorno, ma non ci fu male. Nel lido montano, or che stringevi forte le mie mani, con te scorrevo dolce sentieri, nell'eterno giorno con l'anima beata, fra le verzure che stormivano d'intorno, col tuo sentore di donna immacolata. Quanto ti devo per le notti assenti, non so come spiare la mia colpa, mi mancano tanto i sorrisi ardenti e i tuoi litigi, da ber nella mia coppa. Un giorno nuovo nasce nei sentieri diversi, nel mio mondo da eremita, e mi rimane tutto il giorno in piedi quel sogno che allettava la mia vita. Bravo. Grazie. Bravo. Grazie. Bravo. Grazie. Complimenti a te. Che l'ho vissuta. Che cosa faccio? Potrei leggere quella lì, ne hai scritto un'altra a pagina 66, sogno di ragazzo, e non trovavo i versi. Quindi sei un sognatore come tutti i poeti, insomma, che immaginano, vedono le cose che gli altri non riescono a vedere, che gli altri non riescono a sognare. Piangi, poeta, piangi, perché piangi un poeta. E il poeta piange perché ha un cuore di carne. Queste sono le parole che mi ero scritta. Piange perché ha un cuore di carne e tu sai di avere un cuore di carne. E piangi perché cosa? Per i sogni, per i dolori, per le gioie, di tutta l'umanità. Tu racconti e parli per tutti quelli che non parlano, che non raccontano, e piangi per quelli che non sanno piangere. Sai che c'è della gente che non sa piangere? Non sanno piangere di gioia, non sanno piangere per il dolore. Ecco, tu sai piangere, tu sai vivere, tu sai soffrire, tu sai condividere quello che ogni essere umano prova, perché tu sei un uomo con la U grande grande. Sì, grazie, troppo buono. Mario? Beh, signori. No, adesso ci racconta qualcosa del suo personale, perché io del personale suo non so quasi nulla. Per esempio, quando hai cominciato, come, perché? Ho letto la biografia, ma non dice. Io a scrivere, vuol dire, no? Ho cominciato... Sì. Io lo definisco subito stesso, cioè subito appena ho imparato a scrivere. Fin da 14 anni mi sono appassionato alla scrittura, sentivo per esempio le canzoni alla radio, molto, perché la televisione era poco diffusa, e mi è venuta la passione per scrivere testi. Infatti io ho scritto diversi testi, non so se ha presente il povero Antonio Giorgi, che faceva il cantante, e lui ne aveva alcuni, e stava, è stato sfortunato, poverino, con questo, ne aveva alcune che doveva portare a termine, e purtroppo lui non è andato avanti, però a me mi è rimasta. E ho cominciato a scrivere sempre,
po', sono stato in continente per scrivere. Il mio problema grande era di non aver potuto studiare. A me piaceva lo studio. Purtroppo ho dovuto andare in campagna, in montagna, presso le pecore, presso il cavallo. Ma quando io anche ero presso il greco, nella mia, nella nostra Lucilia, ci via sempre i vin, quaderno, ci via da su come il libro. E in casa come vedevano questa tua voglia? Era maltrattato. È una passione che... In casa come vedevano questa tua voglia, questo nello zainetto, in sammuciglia, i tuoi appunti, le tue poesie? Sì, ma come vedevano... Cosa pensavano, cosa dicevano? Gli altri? In casa tua? No, ma in casa mia magari dicevano che ero matto, era una mia passione. È questo, va, che volevo sentire. Cioè, magari c'è sempre un disaccordo con le passioni. Era una mia passione e io ho detto, non ho dato forte per l'amore del cielo ai genitori di allora perché non avevano la possibilità. E mio padre, insomma, diceva, ma tu sei più scrivendo del più valente. Eh sì, io, cioè, ce l'ho dentro, avevo qualche cosa da esternare, anche a me stesso, perché a chi la esternavo, alle pecore, al cane, anche il cane mi capiva, se gli parlavo, si incantava a guardarmi, però... E allora, mi piaceva questo, e facevo di tutto, ho cominciato poi a scrivere con poesie, guardavo un fiore, decantavo com'era, sentivo il suo profumo che mi inebriava e tutte queste cose qui sono, si hanno, come si dice, arricchito, si sono impresse nella mente e le ho conservate al posto dell'università. Ho detto, forse mi serviranno queste cose. E ci sono sempre da qualche parte, sì. Non l'ho potuta... Francesco. Ci sono sempre da qualche parte queste poesie, sì, no, sono le prime. Lì, sono sempre in testa. No, 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 ma le hai anche scritte. Un'altra raccolta pubblicata di poesie. No. E viene pubblicata un'altra raccolta di poesie, ha vinto anche un premio. Lì anche, ma è lì, là, che è lì. Se lo porti lo facciamo vedere. Un'altra cosa, un'altra domanda se posso. Sì. Il sardo non ti è mai venuto in mente? Ma ci ho provato, poi mi sono riletto e ho detto, ma mi piaceva e mi piacerebbe anche, ma non ci tiro molto più di tanto, perché mi sento che col sardo sbaglierei qualche cosa. E io, senza peccare di presunzione, mi dispiacerebbe peccare, cioè sbagliare. La parola. E allora ho preferito sempre, una volta ho fatto una specie di poemetto, no? In sardo. E bla 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 bla, ho leggo, ho fatto. E così, è bello. Ma lo traduco in italiano, è così. No, perché molti dicono che essere perfetti in italiano è. Ma essere perfetti nel dialetto vero e proprio è ancora più difficile. E allora ho detto, evito di avventurarmi in una impresa che mi sembra un po' anche perché natura ti è più spontaneo così nella lingua, anche perché c'è questa difficoltà, non avendo scritto mai il sardo, a scriverlo dentro. Noi pensiamo anche in sardo, anzi, noi pensiamo in sardo. Sì, sì. Noi pensiamo in sardo. Sì, sì. Però automaticamente il nostro inconscio traduce in italiano, perché il sardo è una lingua antica, impressa dentro di noi nel nostro DNA. Sì. E poi è la nostro, è nel latte materno, diceva qualcuno, che noi abbiamo assunto la lingua. Però prima essenza. Se non sbaglio, bisogna seguirla bene, perché se c'è più difficoltà pratica nella... Cioè,
in poche parole, se si erra proprio scrivendo la propria lingua, di dove sei nato, non si sa come si viene considerati. Però ho preferito evitare e mi sono dato da punto. Ho abbandonato i testi perché quando ero nel continente ero in contatto con un musicista che gli era piaciuto i miei lavori. Ho fatto diversi versi, fra cui uno ero da su, l'avevo intitolato La mia terra, la mia gente, altri parlando sempre delle cose un po' della Sardegna. Il male della Sardegna, il male dei meridionali. Ho vinto anche, cioè vinto, sono arrivato in finale anche a un concorso di canzoni che però poi non ho seguito perché ero più attirato dalla poesia, perché nella poesia, cioè nel versi, bisogna che uno stia attento, nella poesia invece hai la libertà di sognare, di raccontare quello che sogni e di viverla. Io sono uno che ho sempre vissuto quello che sogno. Ho letto, riletto, ho pianto rileggendomi, non mi vergogno a dirlo. Così io ho detto, ma io faccio poesie. Non saranno come i grandi, che ne so, un Ungaretti o questo, però ho notato anche quello, mi perdono, che ognuno ha il suo stile. Io ho letto tanto, c'ho una, se vieni a casa puoi anche notarlo, c'ho un piccolo studio, ma ci saranno almeno un paio di centinaia di libri che me li sono tutti mangiati. E allora da lì ho preso gli spunti, da alcuni ho imparato una cosa, da alcun altro mi sono perfezionato per conto mio, per conto degli altri, è una cosa che, perché io, come dice oggi, dice lascio ai posteri la tua sentenza, mi pare che nelle cose di Dante, no? Sì. Ho letto un po' anche di quello e perciò niente, ho voluto fare quello perché mi piaceva. E si sente, si vede che c'è amore, passione, tanta e così. Anche perché nella poesia non c'è artifizio. Cioè, non è che vai, compri, cioè, al mercato, facciamo il pesce arrosto, facciamo una poesia, facciamo qui, facciamo. Se non lo senti dentro. No, se non la senti non puoi. Altra cosa per quanto riguarda invece il romanzo, la narrativa, dove uno si inventa la storia. I temi fondamentali, l'amore, l'odio, la pace, la guerra, e si tira su un romanzetto che magari diventa un bestseller. E la poesia non è così, la poesia è verità, è verità, è sofferenza, è gioia grande. Maria, posso poi intervenire? Io, prego. Per la sofferenza di cui stavi parlando, a me è colpito molto nelle poesie la vita di emigrante che lui ha condotto e la sofferenza che lui aveva di vivere questa vita, perché era fuori, era lontano, si è dedicato, come hai detto tu, delle sue radici, della sua natura. Lui è vissuto in campagna per la maggior parte, quindi tutti gli odori, tutte le cose più particolari, lui li vive nei suoi sogni e nella sua insonnia, perché ha parlato anche una poesia dell'insonnia, dove lì andava a ripensare a tutta la sua vita come era fanciullo, quindi tutta la campagna che lui ha vissuto da sempre, ha perso il gregge, quindi ha perso il padre era un padre padrone, una figura forte nella sua vita, e lo è stato anche per gli altri fratelli, vuol dire una figura dominante, come lo è stato per padre. Questo distacco dal padre è importante anche per questo, perché tu hai detto, l'ho sofferto, perché ho iniziato a camminare da solo, perché tu, il distacco è stato quello che tu hai fatto con tuo padre. E da allora hai iniziato, sei sentito che sei maturato e che devi camminare da solo. Non hai più quel sostegno che era sempre lì presente a correggerti se strisciavi per terra o se salivi comunque sugli altri. Quindi lui queste cose qua le ha vissute in un modo particolare. E purtroppo oggi a pensare a ritorno, noi stiamo parlando di un'immigrazione che c'è stata da prima verso l'America nel 1910 e la sua età verso il continente che poi era il Nord Italia, che era una regione ricca, e purtroppo adesso stiamo tornando
ad emigrare verso le nazioni più ricche della nostra, che sono la Germania e i paesi che conoscono le nazioni. Quindi questo è un tema sempre ricorrente, purtroppo sempre presente, legato sempre alle difficoltà poi della nostra società. Bene. Puoi passare a 17 anni e partito a Roma? I miei figli, ce n'è uno che ha 40 anni e 40 anni. È una bella differenza. Una bella differenza. Lui è cresciuto anche... Beh, anche il coraggio di saper di affrontare. Sì, il coraggio di azzardare, no? Di rimboccarsi le maniche. Non è facile. No. Ma oggi hanno paura, ma cos'è? Hanno paura, stanno bene a casa, quel fuoco e c'è. Gina, hai toccato una cosa particolare. C'è un particolare ulteriore con alcuni... Alcune persone che, continuiamo a parlare di giovani, diciamo alcune persone che hanno studiato, si sono laureati e che ne so, o sono diventati medici, o sono diventati ingegneri o avvocati, vorrebbero comunque, pur avendo raggiunto, diciamo, il titolo culturale, professionale, aprirsi lo studio sotto casa. Non è pensabile, specialmente oggi, ma non solo oggi, già da un po'. Devi comunque almeno spostarti dal paesino, andare alla città o andare all'estero per farti le ossa, per imparare, per tornare con un bagaglio culturale, professionale più forte anche lì. E purtroppo oggi è più l'altra posizione, cioè di restare sotto casa, perché così salgo da mamma o da papà la pasta pronta, il pranzo pronto, cioè anche un po' adagiarsi e non voler far sacrifici, mentre invece Francesco, ma tanti altri, hanno fatto una gavetta sotto il padre padrone, non senza cattiveria, senso buono, che dovevi anche da 7 anni, 6 anni e mezzo, 7, andare a far qualcosa anche in campagna, dare il contributo comunque anche a quell'età, che oggi avrebbero denunciato e messo in galera tanta gente per lo sfruttamento del lavoro minorile. Ma secondo me a tanta gente ha fatto bene, non lo mangio. Ovviamente andava fatto con magari con dei tempi un pochino più corretti, per l'età, questo sì. Però secondo me è educativo, anche da tenere età, perché trasmetti il fatto che collaborando e partecipando alla vita familiare, anche nel piccolino contribuisce, come contribuisce la persona di una certa età, io amo dire diversamente giovane, che non è mai inutile, fino all'ultimo, se ha senso, se ha una mano che gli funziona e occhi per vedere, è sempre utile. E il cervello non funziona? Sì, sì. E comunque c'è anche da dire questo, che gli emigranti di oggi sono più preparati rispetto agli emigranti di allora, perché oggi parliamo di emigranti che hanno sottocultura, poi con internet e con la globalizzazione si conosce già, hai quindi dei punti di riferimento che prima non avevo. Hai dei bagagli. Prima quella che era la manovalanza, quindi sì, non certo. Ma poi oggi, prima di partire, hai già dei bagagli, che se tornassimo indietro io e te. Ci messi andati in Australia. Ma guarda roba la mia. Io voglio dire. L'immigrante di allora era diverso. Sì, assolutamente, era come una sofferenza, sicuramente. Come una formichina con un elefante oggi. Un elefante, ieri era una formichina che andava lì, lo poteva schiacciare il primo. C'è l'inverso della medaglia adesso, eh? Sì. Secondo me, io sono più giovane qui, quindi posso dire che secondo me adesso c'è questa controtendenza. Prima è vero, secondo me. Secondo il mio pensiero, effettivamente era più difficile staccarsi, erano più lunghe le distanze, diciamo. Sì, sì. Non c'era la comunicazione di adesso, non c'era la rapidità dei mezzi. Di comunicazione, sentirsi. E questo adesso è più facile, ma allo stesso tempo è più difficile, perché, come dicevi tu prima, manca questo coraggio. Di questo... tagliare il cordone ombelicale, sì, dico io. E anche la comodità di dire, tanto c'è mamma. Quello, io, sì. Per esempio, io ho vissuto, nella mia esperienza ho vissuto con un padre, che il fisio conosce bene, conosco anche zio Francesco e zia Gina, che è stato, sotto certi punti di vista, molto, molto duro. Sì, ha una presenza molto forte. Però posso dire che a 30 anni
ci ha insegnato tanto. L'apprezzi? Sì, lo apprezzo molto perché comunque io ho cambiato tanto, ho fatto tanti lavori. Adesso sono stabile, grazie a Dio. Posso dire che mi è servito perché molta gente non si vuole sporcare le mani. Oggi te le devi sporcare le mani perché non c'è tanto. Siamo in un periodo un po' pesantino. E se non ti sporchi le mani non mangi. Io sono di questa opinione, non mangi. Cioè io adesso, per dire, un bambino piccolo, siamo giovani, viviamo di un solo stipendio. Però posso dire che non ci manca niente. E se sei attento vivi dignitosamente. Sì, basta fare il passo a misura della gamba. Esatto. È che purtroppo c'è questa tendenza che tutti vogliono avere tutto subito, per forza, perché c'è lui, lo devo avere anch'io. E questo è sbagliato. Prima si viveva bene con poco. Io non ho conosciuto mai quello che avete visto voi, però ho avuto un piccolo assaggio, l'ho avuto, perché nella mia famiglia siamo molto tradizionalisti e anche nella sua famiglia, forse nella sua ancora di più. E dunque sono riuscito a assaporare certe cosettine, per esempio anche dalla buonanima di mio nonno, che è stata una persona molto presente nella mia vita, il padre di mia madre. E lui, io ho avuto molto contatto con lui, è stato molto bello perché adesso manca anche questo contatto un po' con la famiglia, c'è questo attaccamento per comodità, ma c'è anche un forte distacco. Perché il forte distacco è dato da fare la bella vita. Io lo vedo. C'è il distacco nella trasmissione dei valori. Esatto. Cioè, io vedo proprio certi ragazzi, io ho anche molti amici della mia età, io mi sento proprio lontano. A disagio, ma mi sento proprio lontano. Cioè, io vedo che fanno ancora la vita i ragazzi che facevano quando avevamo 18 anni. Caspita, è un po' triste, sì, è un po' triste. Sì, perché non vanno avanti. No, perché sei fermo, non vai avanti, non hai il coraggio di fare niente. Ma chi te lo fa fare? Poi li senti, ma chi te lo fa fare? Che lo fa fare? Cioè, ma non si può sentire, chi te lo fa fare? Non si può sentire. No, io... Hanno, vivono perennemente adolescenti. La mancanza del nonno che fuggeva da casa. Quando è morto mio padre e le sono... finite i pranzi per Natale, per Pasqua, per qui, per regalo. E con lui stava gli ultimi anni nella sedia a rotelle perché aveva una stessa vita, però era motivo di... Quindi ecco l'importanza dei grandi. Quando vengono meno queste figure è un po'... bisogna ricucire in qualche modo, bisogna che qualcuno ci pisca. Ci vuole qualcuno, per esempio, mi piace da mia cugina, questa mia cugina ha la capacità di, vedo che tutti arrivano da lei, tutti i fratelli, le sorelle, i cognati, i nipoti, ecco, c'è sempre, ci deve essere una figura che sostituisce, che faccia da legame, che faccia e addolcisca le parole di quello, elimini la versione di quell'altro, che abbia questa capacità di intermediazione, insomma. Questo è un aspetto. Poi giustamente quello che tu oggi sai, ecco io faccio riferimento alla mia esperienza nella scuola, tutti quelli che sono stati trattati peggio, quei ragazzi che hanno avuto insegnanti col polso fermo, quelli sono i più affezionati, sono quelli che poi in qualche modo riescono nella vita, sono quelli che quando ti incontrano ti dicono grazie. Quindi di prima acchito colpisce quella persona che un po' lascia fare, arrendevole, quel genitore. Beh, a casa c'è qualcuno che ha ancora il muso lungo perché non ha avuto il motorino. Io non l'ho mai avuto. Ma a casa non c'era il motorino, ma non c'era la macchina, ho preso subito non c'era il computer, ma non c'era il cellulare, ma non c'era neanche la bicicletta. Tutto quello fin tanto che non c'era la tesi di laurea, fin tanto che non c'era la poteva avere. Certo. 6 mesi prima della tesi di laurea, Alessandro. Il computer. Quando ci hanno preso la macchina, era necessario. Per cui di prima acchito ti tengono il muso.
poi piano piano col tempo, quando la ragione non hanno la maturità di percepire quelle cose, e allora è fondamentale che il genitore, a questo punto mi strappi in queste parole, faccio il genitore, oggi c'è il genitore, c'è il professore, c'è il come si chiama, che è l'amico, forse è troppo amico, l'amico è un'altra cosa, il genitore deve essere a tratti un giudice severo, l'insegnante pure insomma sono quelle figure che se vengono meno poi si vive un po' così, senza però è bello sentire quando a un certo punto c'è la, si acquista la consapevolezza con la ragione, con l'esperienza, intanto non hai peccato, intanto non hai sbagliato, intanto non ti sei rotto la testa in quel muro lì, con quel motorino, con quella macchina, con quegli amici, con quelle droghe, con quello, con quello. Ma tutti gli altri hanno la chiave di casa e tu non ce l'hai, tu ti chiami e non ti chiami, hai il tuo nome e il tuo cognome, tu sei tu, punto. E quindi questa è la funzione importante. È una cosa, è musica, quello che dici andrebbe molto indicato, 10, 100 e 1000, a tutti i tuoi ragazzi che invece non ne vogliono sapere. Non è che siano tutti così, per carità, ci sono ragazze, non si può, sono persone in gamba, però è come dice lei, evidentemente hanno avuto quelle figure che hanno saputo dargli più valori, che le hanno saputo imprimere certe cose, perché sennò secondo me non acquisisci certe cose. Cioè io mi ricordo 11 anni e mio padre mi portava la bocca, Fisio lo sa, tutti i miei amici a giocare, io, mio padre si chiama Giuseppe Cadia. Cambiati, però è cambiato un po'. Chi conduce il discorso? Mercato all'ingrosso. Grazie a Dio, tutti sposati. Per dire, però mi ha fatto bene, io adesso ho 30 anni, ho già più di 15 anni di lavoro alle spalle, sto continuando a lavorare. Ho fatto di tutto, non ho studiato perché ho pensato sempre, ho il lavoro in casa, di studiare sinceramente non è la mia ambizione. Mi butto a capofitto nel lavoro, ma non me ne sono pentito. A oggi io dico, non me ne sono pentito perché questo oggi mi sta aiutando. Poi, ovviamente, una persona può arricchirsi anche culturalmente, al di fuori della scuola, se sei una persona che ti piace, per dire, io, nel senso, non ho la passione, per esempio, della poesia, però oggi ho la possibilità di venire ad ascoltare una persona che per me è come uno zio, è un amico, ci mi ha dato una mano d'aiuto, abbiamo un bellissimo rapporto, abbiamo lavorato insieme. Posso dire che è una persona, sì. Io ripeto, sono sempre soddisfatto. Sì, sì, è una persona che poi, secondo me, è molto attenta ai dettagli, è molto pignolo, nel senso che gli piace fare le cose bene. È un po' spigoloso. Ma dipende dai punti di vista, Cetilo... Per dire, a me mi è sempre piaciuto come carattere, perché un po' ricorda mio padre, che è una persona molto forte, ecco. E quindi ci sono andato subito d'accordo con zio Francesco. Poi anche perché comunque abbiamo, per esempio, io amo la musica, io, a me piace cantare, e quindi capisco la sua passione, l'energia che ci mette, perché anche nella musica è così. A volte anche quando canti i pezzi di altri cantanti, se tu sai interpretarlo, cogli quelle sensazioni, i pensieri che hanno avuto queste persone quando hanno scritto questo testo, allora a volte ti medesimi anche in certe situazioni che loro hanno vissuto, che sono simili alle tue. È molto bello. Ti chiami? Luciano. Diciamo, quando ci sono le presentazioni di solito io non si coglie, no? Si è sempre un po' così. Sì, sì, sì. Quindi adesso io ti sto conoscendo, diciamo, e sei una bella figura, è bello ascoltarti, sei un'eletta, un ragazzo molto bello. Grazie. Il padre di famiglia, è un padre di famiglia. Complimenti. Non è da tutti, perché detto posso studiato, secondo me esprime anche qua. Scusate. Tutte vi dirige una cosa. Sì, infatti. Intanto si è fatta quasi l'ora di cena. Stavo perché è bello. Scusami. C'è un parlare così. Sì, sì, è bello. No, tanto poi nessuno si alzerà così, adesso mi date il voto.
Era allora, proprio così, no, con il cuore in mano ci siamo lasciati andare. No, no, ma io volevo fare. E vi prego di scusarmi se a tratti insomma ho voluto. Ma sono quei temi che. Fare un complimento a Francesco per quanto riguarda la poesia che ha dedicato a Gina, perché oltre che come moglie io ho visto che ha risaltato anche la donna, con la D maiuscola, e quindi complimenti sinceri, oltre a tutte le altre che sono state favolose, scusate. Stavo dicendo, bene. Visto che è già l'ora tarda e la cena spinge, no? E c'è una signora che è arrivata per ultima, ma non è l'ultima, e vorrei dire qualcosa per dire perché è qui, come è arrivata. Sì, ecco. Sì, no, io sono, allora, sono venuta un attimino, dovevo parlare con Giacomo. Sì, poco, però, mi scusi. Sì, ho detto, io sono venuta qui perché dovevo parlare un attimino con Giacobbe, perché devo partecipare all'evento di domani, no? Sì. Ho sentito poesia. Io ora mi trovo qua e sono veramente contenta di conoscerla, sebbene non la conosca, noi non abbiamo il piacere di conoscerci. Non riesco a sentirla, facciamo tutto. Sì, e dicevo, sono stata spinta da, ho sentito poesia e mi sono subito diretta qui, perché io e il Signore, che in questo momento conosco per la prima volta, vedo per la prima volta, condividiamo questo amore grande per la poesia. In questo piccolo frangente, in questi 10 minuti che vi ho ascoltato, ho sentito un po' di cose, storie personali, cose. E solo nella prima parte ho sentito un po' di accenni alle motivazioni, alla finalità per la quale nasce la poesia, no? Sì, quando parlo. E io mi ci ritrovo appieno, perché anche io faccio la poesia, scrivo la poesia, ho partecipato a diversi concorsi, anche queste nazionali di leggevo qui, è stato per l'altro, due volte il premio Aldamirini, sì. Ho pubblicato un libro frutto di un premio letterario che ho vinto 2 anni fa. Ci vorrebbe la tromba. Sì, l'ho presentato io da poco adesso qui a Casa Corti a Luspin. E devo dire che io allora sono arrivata adesso, quindi non so se voi eravate tanti di più, pochi di più, non lo so. Mi spiace un po' constatare come questa forma artistica, letteraria, così particolare, così particolare, ecco, sia sempre, come dire, in qualche maniera sempre un pochino bistrattata, anche se chi scrive, e in questo credo che anche lei possa riconoscersi, lo fa innanzitutto per assolvere a quella che è la funzione primaria, primitiva della poesia, che è quella catartica e liberatoria. Chi scrive innanzitutto la fa per se stesso, io credo che sia così, lo fa perché è un'urgenza, la poesia è un'urgenza, cioè questa è un bisogno di intanto nasce dalla possibilità e dalla possibilità che ci diamo di porci in attento ascolto di noi stessi, dato poi dal coraggio di scavare, andare a fondo e poi di portarla anche fuori, un po' perché serve a noi, anzi io credo che all'inizio sia quello. Poi perché la poesia deve anche essere, come dire, cantata, deve essere anche condivisa. Che cosa sarebbe mai se anche i grandi che hanno fatto la storia, no? Quello che è il panorama politico, avessero tenuto per sé o chiusi nel cassetto quelle che sono le nostre emozioni, le nostre sensazioni, il nostro modo di vedere la realtà, di approcciarci alla realtà, i nostri occhi trasfigurati, perché chi scrive è chiaro che vede con occhi diversi, vede con occhi trasfigurati. Ecco, e quindi questo volevo dire, io la guardo e mi fa un po' d'aspetto, perché chi fa poesia è celesto. Diciamo che ci si piglia. Sì, quando anche il ragazzo cercava di, provava, stava descrivendo un po', ha detto tante cose, no? Una persona, forse è una cosa, peccato di dire, che probabilmente io non la conosco, quindi, ma penso che sia così, è sicuramente una persona dotata di una estrema sensibilità. Sì, sì, sì.
sono tutti quelli che scrivono, fanno figlia. C'è il destro, c'è il dono, c'è... Certo, il dono è una, come dire, un passaggio successivo, sì, no? Perché c'è, prima c'è l'introspezione, c'è l'artista, c'è... Ma quando si arriva a questi livelli di profondità, quello che ne viene fuori, che viene condiviso, è l'aspetto universale. Certo, credo, perché poi la poesia parla un linguaggio universale. Ecco, quindi quello che noi riusciamo a percepire, a capire, che ci coinvolge, è l'universalità anche del messaggio. Ma infatti la poesia quando arriva, perché io posso essere, adesso magari guardo quel fiore, posso essere colpita da quel fiore, è la mia sensibilità, poi io uso il mio, come dire, io uso la mia, il mio modo, no, di esprimere, certo, quello che questo fiore adesso mi... Però se quello che io scrivo, che poi può essere scritto in, sappiamo, no, la poesia si avvale comunque di tante tecniche, insomma, adesso non stiamo più entrando in dettaglio, certo. Se però io quello che scrivo, viene in qualche maniera sentito e percepito e crea emozione anche in chi la magari sente. No, non la accendo mai. Ecco, qui la poesia assolta quella che è un'altra persona, che è quella che è emozione, della condivisione. Poi ognuno è chiaro che la vede con il computer. Beh, la percezione di una cosa assolutamente. Quindi io devo correggermi prima, perché ho parlato. Io ho parlato delle sensibilità di Francesco, anche legato a quello del suo saggio. Invece lei sta dicendo che invece è una cosa propria di. No, io credo che ognuno racconta la propria storia, poi sta figurata in poesia. Più legata anche al suo spirito di osservazione, che è legato anche probabilmente al suo la sofferenza può essere un filtro importante attraverso la sofferenza diventa quasi materia prima, diventa... la materia grezza, il diamante che sì, genera la poesia. Spesso senza quasi la sofferenza, la sofferenza riesce a fare da catalizzatore, certo. Perché esprimere determinate... E infatti anche i grandi poeti che hanno scritto sempre mossi e motivati da quelle che sono le emozioni più forti, che sono è la sofferenza, è il dolore, così va molto male, è il dolore esistenziale, il mal di vivere, tutto quello che si vuole. Si scrive anche per la gioia, per cantare la gioia. No? I grandi sono sempre, quasi sempre stati motivati, hanno cantato il dolore. Il dolore proprio, personale o anche esistenziale, il dolore universale, per essere del... Poi ripeto, si scrive anche per la gioia, però le poesie più belle sono sempre quelle che nascono dalla sofferenza. Poesia poi legata anche la capacità, appunto, catartica, di trasformare, di elaborare il dolore in gioia, una storia molto tormentata. Sì. È quasi sempre così. Sì. Quasi mi è piaciuto l'esempio che ha fatto. Si chiama? Adesso io sei lui. Luisa Fondai. Sì. No, io sono di Agus. Di Agus, però tu non Fondai. Sì, ma su internet. Sì. Sì, miei. Sì. Sì, sono i miei. Sì, No. Se potete parlare più voce alta. No. Anche lui, girato. Non più voce alta, parlare più voce alta. Usare un microfono. Parlare più a voce alta. Ah sì, sì. Perché? Niente, dicevo, io insomma sono da 10 anni che ci scrivo, ho pubblicato lì per sempre. Sì. Mi scusi. Sì, adesso ho fatto il mio primo libro tutto mio, però ho tantissime, i miei testi sono in diverse antologie, sono dei primi generali. Di poesia, anche di narrativa. Anche narrativa. Si cimenta anche in altre forme. Sì. Sono come fratelli, come le stesse persone che ti sente. Questo sentimento e il bisogno, certo, di condivisione, sì, di esternare quello, certo, che si ha, sì, sì, in riguardo al mondo intero, all'umanità. Mi spiace non aver portato il mio libro. Rappresentiamo il mondo intero. È a casa, c'è che... E allora, sono capitata a tutti. Quando io sento di un autore, un'autrice, poetessa, scrittrice, quello che è, quello che fa. Io l'ammiro perché anch'io, abbiamo
qualcosa in comune. Sì. O praticamente tutto in comune, perché quel qualcosa è talmente immenso che ci è stato donato naturalmente da qualcuno che noi io credo che ognuno di noi abbia il proprio talento. Non solo stasera, ognuno di noi abbia il proprio talento. Però appunto noi abbiamo magari questo, chiamiamolo come vogliamo, poi lasciamo che siano gli altri a definirci. No, ma lui sta dicendo che c'è anche qualcos'altro che comunque, poeta o non poeta, abbiamo. Ah, ok, ah, sì, poesia, sì, certo. No, il dono, no, no, parla di... Io. Ah, lui dice di spirituale. Sì, una... No, di religiosità, qualcuno. Okay. C'è qualcosa di... Ok. Beh, c'è qualcosa di profetizzante, di profetico nella poesia. Luisa e tutti i presenti. Quale? Aspetta, aspetta. Mariano. Quale più momento poetico di stasera? Poco. Una persona che arriva e che viene attratta, proprio attratta. E in più, una luna che ci dona più poesia che più poesia normale. Il mio prossimo libro si chiama Canto alla luna. Se spegniamo la luce, adesso che la luna comincia a... Ora è perché dobbiamo vederci in faccia. Io prima ero rivolto alla luna. Stavo già pensando che devo fare una poesia adesso. Ecco, visto, certo. E la signora? Anche lei viaggerà con il taccuino sempre, ma io sempre, perché la poesia è così, ti arriva, sì, è una scheggia, se non si ferma, io anche sui fazzoletti. Sì, sì. Era grande tiranna, la poesia, come Alda Merini ci diceva. Io sono stata da poco adesso a Milano, ho visto, perché sono stata premiata. Sono stata a Milano da poco, pochissimo. Sì, perché sono arrivata seconda al Premio Internazionale Poeti dell'Alda. Quindi sono stata premiata e lì poi sono andata a vedere la casa museo. Guardi, adesso lei ha acquisito un debito nei miei confronti. Io voglio essere al corrente e vedere le sue opere. Certo, certo, anche io le sue, certo, sì, sì, molto volentieri. La cultura tra poeti, non lo so se sia azzardato dire poeti, però... Infatti io dico sempre, io coloro scrivo, che scrivono, scrivo, poi lascio che siano gli altri. E che cerco in ogni modo... Qualificarsi, non mi interessa, tanto noi scriviamo, sono altre le motivazioni che ci scrivono, ma io invece avrei un piacere ora di invitarla, perché io mi partecipo spesso anche a Fiorina, adesso però abbiamo di invitarla a questo reading importante che si terrà ad Arbus il 21 di agosto, è in lingua sarda. Lingua sarda? Sì, è lingua, è già il quarto che organizziamo e facciamo, e molto probabilmente ci sarà, ci aiuterà nella lettura del testo un'attrice molto brava. Sarda, no, Lia Carebu, della compagnia teatrale Sardegna, sì, del teatro Sardegna. Sì, probabilmente noi l'abbiamo invitata e l'ho vista quando ha fatto il suo. Era Lia Carebu, quasi probabilmente, probabilmente. Non è sicuro, non è sicuro. Mi piacerebbe tanto, ma lei scrive anche in lingua sarda? No, no. Stavo dicendo. Non è un problema, è difficilissimo a scrivere. Io ho due volte. Due prese ho fatte, una è stata premiata da un capitolo, due anni fa, i primi giochi in Italia. Però mi ero, come dire, è nata in italiano, perché è difficilissimo pensare in sardo. No, è facile sì, pensare in sardo. No, per me è difficile pensare anche in sardo. Pensare in sardo, perché noi scriverlo siamo stati anche a parlare sì, in italiano. Almeno sì, io parlo per me. Sardo e persi te che abbiamo fatto... Poi mi sono avvalsa della competenza di sì, certo. Tradotta. E volevo dirle, se lei ha un testo anche in italiano che vuole presentare a questo libro, sì, poi io ho un amico che anche un organizzatore che gliela traduce. A me piacerebbe molto. L'anno scorso sono venuti tanti poeti da tutta la Sardegna. È stata una bellissima serata. Questa è il 20... in che lingua era? In sardo. Mio campidanese. È bello il dialetto. E questa persona che eventualmente traduce sì, si chiama Samuele Montigi. Sempre in campidanese.
Sì, lui, certo, noi siamo campidanesi, quello che si vuole, non lo so, lo prendi la cidro, mi pare. Io... Allora, cioè, ascolti, no. Le do i contatti, un contatto, se lei ha piacere di partecipare, io sono contenta, sarei molto felice se mi Mario, lei ha intenzione registra, di, le piacerebbe perché... partecipare? Il, è il 22, è sabato. Sabato prossimo? Però... Tra due sabati. Però così, non so, io lo voglio. Beh, il suo è un contatto felice con me. Sì, sì, tanto mia moglie, perché se non mi porta a lei. Vabbè, troverò, ci mancherebbe. La poesia va vissuta, va ogni volta io. So, quando ci sono queste cose non manco mai. Okay. Abbiamo fatto anche adesso da poco lì alla, sì, nell'ambito della manifestazione Senescere di Industri, no? Dell'associazione. Una fondazione. Cioè abbiamo fatto l'agosto, cioè la, scusa, la, abbiamo fatto tutta l'estate, abbiamo fatto con i leader press, con le cose. Sì. Ci sarà anche i leader press. Sì. Pensiero perché mi direi che il signore è la sua. Non è colpa mia. Non l'ho voluto, non l'ho pensato prima, non l'ho deciso né quando, né come, né perché, né in quale lingua, né se abbiamo baciato le casille a due settimane, non ho deciso nulla. È successo in un giorno preciso, ad un'ora precisa, per un motivo preciso, e la traduzione di questo concetto è questa, io offro a lui, te lo leggo. Affiorano come schiumosa onda dal più profondo mare di cielo e terra. Madre dei miei pensieri fu l'eterno abbraccio. E siccome non ho deciso né come né quando né perché, né quando né come né perché, è successo sia in italiano che in Fabio. Se mi posso aggregare, certo, se mi posso aggregare, se mi lasciate voglia, i nomi, c'è questa voglia un po' da un po' d'anni che sto parlando, ma ancora per mano questa voglia di farti sentire. Sembra quasi la voglia, io sono timido per la mia natura, io lo so, però... perché se andava sera per la... però in questo frangente, certo, come in tanti altri, c'è niente da fare. È un'impellenza, certo. Mi scuso sempre prima perché poi mi dimentico per questa voglia di dire la mia. Sì, sì, ma così ha bisogno di... Dice, la poesia non ha bisogno di pubblico, ha bisogno mi di amanti. Mi stavo rivolgendo alla signora. Se non sei una amante non ci fai niente. Io non ti sono venuta. Sa quante volte mia moglie si è accorta e dice ma dove è andato? È un po' dietro, dove è andato? Avevo scritto già un'introduzione a quello che era e dovevo scriverlo, sennò poi sì, no, no, è quello che ho detto, certo, è perché così. In quei momenti lì devi fermare tutto, c'hai un'idea, è un'ispirazione eccezionale. Non torna più, Ma attento un attimo, sfuggente, perché se lasci passare un attimo, non ti torna più. Una volta mi è successo. Non così. Oh, Francesco. Solo una volta. E sveglia durante la notte? Sì. Eh?
svegliarci alle 4 del mattino per scrivere quel pensiero per quella persona. Ah, siamo qua, io adesso vi ascolto e siccome solo. Allora c'era la suocera quando è iniziata questa cosa dopo qualche mese e mi diceva, quando mi ha visto dopo che mia moglie ripeteva la solita strofa, mio marito mi ha scritto. Oddio! E lui è mio marito! Francesco è vento versi avanti. Ma lui adesso ha un profilo Facebook, no? Si intrebbiano le voci. Ma è questo? Cos'è? Francesco Chicco? Francesco da Milano, sì. Sì. E quello contatto. E poi Francesco Chicco è. È Giorgio? Non sapevo, sì, è così, dicevo, anche a me è la notte che la poesia mi è la mattina partorisco. Io ho scritto, questa la ricordo, mio padre, 4:30 del mattino. Ma si sente poco. Alle 4:30 del mattino, e c'è l'orario ancora in questa scritta. Non altri anche io momenti la notte. Cosa ti è caduto? Vero Gio? Ma io soffro di insonnia, vero? La notte. E perché la notte, io ho detto, la poesia è una grande tiranna, è vero? Decide lei il momento, decide lei come, quando, se io devo dormire. Niente, lei arriva, niente, va ascoltata, altrimenti appena via. Io ne ho trascurato anche un altro. Tanto. Aspetta, quando ero dietro i fornelli, no? No, questo è bello, così lavorando, no, praticamente. Facevo finta di scrivere qualche cosa. E facevo, in 4 secondi e mezzo ho tirato giù una strofa. Una strofa di 4. Ma lei come scrive? Io non la conosco, come scrive lì? Che genere di... cioè il verso sciolto oppure relegato? Io i tecnicismi, le cassille, le terzine, le quartine... Ah, in rima? Sì, sì. Ma baciata? Baciata e pernata, cioè nella mia poesia ci può essere la rima baciata, la rima pernata... Sì, ma è ingiusto. Poi ha tentato di... Sono gli altri che poi dopo ci dicono... Una finale senza rima. Sì, sì. Le giurie, le più morto. Una poesia ci sta bene una certa conclusione per dare importanza al testo intero, che non c'è la rima, non c'è nulla, l'importante è che ci sia, che non c'è la rima, non c'è, mica succede niente, però non essendoci la rima succede un'altra cosa, che tutto l'importanza della poesia è racchiuso in quella frase che ci nel finale oppure certo, ma poi la poesia si avvale di un linguaggio anche simbolico, sì. Non è che uno deve per forza può dire, ma la rima che fare con la musica, ma no, qui non c'è rima, sì, la metrica, c'è la metrica, non c'è rima, ma c'è il succo, non sempre senza quelle parole lì, e chi guarda guarda un'altra, magari anche nel vocabolario. A me non piace molto la poesia quello. Studiata, la metrica quella studiata. Parola che non... La ricerca della parola che fa... meno, perché è meno spontanea, meno genuina. Esatto. La poesia deve essere... La poesia va limata, voglio dire, tutti i grandi hanno limato. Limata, non limata. No, limare, nel senso di anche sottrarre spesso. Limare, la poesia è quello che si distingue dalla narrativa, la poesia limare, è difficile. È molto, la narrativa può avvalersi di un intero, come dire, di migliaia di vocaboli. Se io voglio esprimere un'emozione facendo narrativa,
ho a disposizione un vasto campionario di parole, no? Per esternare i sentimenti, emozioni. La poesia, diciamo. La poesia no, la poesia vai, è quello deve essere. E se tu riesci a far poesia con quell'unico vocabolo e riuscendo anche a coinvolgere tutti, a emozionare tutti, allora quella è la grandezza della poesia. Segni le dita, insomma. Certo. Perché nella rima non è manco obbligato. A casa mia, lei che è crescendo. La rima non è obbligato. Non scrive, a me piace tantissimo, ma lei come la rilevo. La poesia è come la musica, hai 7 note e quelle devi articolare. La narrativa, il romanzo, hai 70 volte 7 le note, perché certo, senza nulla togliere, Mariano prima che arrivasse ha detto, non so se l'ho già presente, ha detto: chi scrive narrativa o romanzo, comunque tu, attinge anche ad altri. Ma soprattutto no, ci sono i vari argomenti. Certo, attinge ad altri, ad altri. Il mondo, la guerra, la pace, la famiglia, la natura. E c'è un oceano. Cioè, ci sono vabbè, anche lì bisogna sapere. Sì, no. Ma no, la capacità di scrivere per forza deve essere. Occorre il mestiere soprattutto. Dipende, certo. Per le persone è più adatta la narrativa, per altri invece il linguaggio così. Sì, sì, quello sì. Ma io mi sono scritto il mio decalogo che fa la differenza tra la narrativa e la poesia. Diciamo che mettere un fuori classe con un brocco mi dispiace, perché però ognuno fa il suo tifo per quello. Di narrativa? No, assolutamente. Ci ho anche provato, ma non. Sarebbe una costruzione, capisci? Quando tu hai detto cerco le parole nel vocabolario, ecco, io proprio non ci sto, come diceva la signora. Assolutamente. Vengono quelle parole che io quasi non conoscevo, viene quella lingua, il sardo, io non sono di Macomer, non sono di Orune, non sono di Orune, e scrivo in un dialetto logudorese. Evidentemente il mio ego, e lui lo sa bene, perché andavo per le campagne. Perché andavo per le campagne per 30 anni, dagli anni 80 sino a 4-5 anni fa. E lui è circondato di desuresi, poi c'è la zona di Fundare che sono fornesi, sono 100, poi ci sono gli orunesi. Ecco. Io ho assorbito questa cosa qua, mia insaputa, quel giorno che ho cominciato a scrivere mi sono trovato 2 in sardo e 2 in italiano. Il sardo qual era? I villacchiresi mi vorrebbero prendere per le orecchie. Ma io non sto rinnegando, l'ho già detto diverse volte pubblicamente, non sto rinnegando del mio ritmo. Ma non ho colpa, quello è venuto fuori. Quando un mio carissimo amico di Silanus, signor Francesco, ecco una cosa, è così, viene quello che viene, non devi andare a frugare, cercare. Io credo che sia anche un po', come dire, anche un diritto dovere, no? Di chi scrive, comunque fare il gruppo, perché, ripeto, non è, allora, la poesia non è più facile, no? C'è anche questi eventi, lo vediamo, cioè non è come fare, che so, quando si organizza un... Cioè, io lo vedo in tante situazioni, che so, si organizza una cosa molto più semplice, molto più... magari vedi tante persone, la poesia è per pochi, ma perché anche nel, come dire, anche un po' anche è sempre stata un pochino, come dire, una forma letteraria, un pochino, non so dire, quasi snobbata, ma è anche snobbista, ecco, nel senso che se io... Io per prima poeti di corte, nella corte dell'Inghilterra esistono. Cioè, è sempre stato, come dire, ci sono i poeti laureati che sono i poeti della. Sì, però non è di, come pubblico, dire, di grande. Non di grande pubblico. No, non di grande pubblico, un po' come la musica da camera, ecco.
dico per pochi, però sì, come si può sempre dire. Perché io noto per esempio tante persone che credono, poi gli altri credono, sì, non credono, ci vuole una certezza, cioè, bisogna essere educati, la sensibilità, certo, certo. È per quello che dico, occorre anche creare anche piccole cose, anche dei piccoli libri, sì, una cosa stasera. Vorrei chiedervi di non parlare tutti insieme perché non si capisce nulla. Cosa sta dicendo Mario? Scusate, Luisa, sì. Devo intervenire per una semplice cosa. Primo, per l'ora. Due, mi dispiace profondamente dover intervenire perché è proprio quando siamo, nel momento in cui stiamo arrivando, tra virgolette, alla fine, che nasce il meglio, è come un fiore, e il meglio è quando sta quasi per sbocciare completamente. Noi siamo in quella fase lì. Io vorrei racchiudere e conservare questo momento così e avere e ringraziare Chicco, l'ho ringraziato prima, lo ringrazio di nuovo per averci permesso di promuovere questa cosa, e ringrazio per me che voi siate qua, e ringrazio noi che siamo qua, perché ci stiamo solo facendo del bene, solo del bene. E data l'intervento di Luisa e di Mariano, che nascano altri fiori che sboccino. Me lo auguro. Speriamo. Okay? Cioè. E Luisa, non so se si deve trattenere alla cena che c'è dopo. No, oggi no, domani. Ok? E pertanto, se Francesco vuole dire qualche parola, io concluderei qui, anche perché si è fatta tardi, c'è fame, comincia a avere allora, problemi di luce. Anche questa è poesia. Quello che posso dire è ringraziare tutti quelli che sono qui e che mi hanno riempito il cuore di gioia. Stasera è una serata particolare, mi avete emozionato tutti, due popolari amico, lei, mia moglie, no, perché ce l'hai sempre. Ringrazio Luciano e a Mauro, e ringrazio la moglie e anche a lei, anche se amo. E speriamo di incontrarci in un'altra occasione. Anche ad Arbus. Sì, io. Ma se trovo, almeno che se non mia moglie non può guidare così, l'ho invitata al ring. Non trovi. Troviamo insieme una sistemazione. Va benissimo. Okay. So perché io la mia, io non so se chiamarla sconfitta o che cosa, di non potermi postare come vorrei. Relazionare con altre magari persone. Perché? Deve dipendere dagli altri. Non voglio io far pesare a lei. Penso che c'è un po' di Mariano in questa. Allora. Tutti quanti perdiamo qualche cosa strada facendo. Sì, certo. Io perso i capelli, un altro perde la cosa, però d'altra parte che cosa hai guadagnato? Adesso mi ha colpito subito la sua sensibilità, sì. La tua sensibilità, non voglio far pesare a mia moglie. Io ancora non ce l'ho quella sensibilità, non dico che debba perdere, però quindi non ritenerti al di sotto di nessuno, perché allora c'è chi canta da tenore, chi canta da basso, chi scrive i romanzi, chi scrive le poesie. Io scrivo anche io sono anche contralto, se hai bisogno di qualcosa per quello che possiamo e potremmo fare, siamo a disposizione. È che la gioia che nasce, che si gioia. Colui che scriva. Che scriva col cuore e stende quello che c'ha, il suo animo e il suo amore per tutta l'umanità, non solo per la poesia in se stessa, ma quanto perché la poesia è già di per se stessa. Certo. Un messaggio così, certo. Che noi diamo, dico noi, perché adesso c'è anche lei, c'è un po' anche Mariano. Un po', c'è anche mia moglie che ha scritto una poesia anche lei. Ma allora
va con lo zoppo. Questo è il prossimo giorno. Chi avrà i video? Proverà. Non avevo conto quella. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ha detto la signora. Comunque se riesce a scrivere una poesia, la scritta nel libro. Ho detto adesso il prossimo sarà mio marito, non credo. Facciamo un bel applauso, via, sì, Francesco, bravo. E grazie a chi, a Enrico per e grazie per l'impegno, per il tuo lavoro. Allora ci sentiamo presto, dai, davvero, l'ha contatto via Facebook. Chiudi il microfono.